Bentrovati nel mio salotto dove oggi ho il piacere di un gradito ritorno di due amici, ma anche due grandi attori. Abbiamo Gennaro De Lucia, una bella presentazione, Ciro Amendola. Io scherzo con loro, me lo posso permettere, perché Troppo buono, loro troppo buono. non sono buone, è la verità. Loro fanno parte di una compagnia di base, non dobbiamo dire più di teatro di base, non amatoriale, la compagnia del Circolo Irma di Bagnoli di Napoli. Gennaro De Lucia, ripeto, e Ciro Amendola. Oggi parliamo, già siete stati i miei ospiti altre volte per presentare altri lavori. Oggi parliamo di questo nuovo lavoro che andrà in onda tra poco, a dicembre, poi diremo dopo le date, Io, Alfredo e Valentina. È molto intrigante già il titolo. Allora cominciamo da Gennaro che ci dirà un po' di chi è questo lavoro e qual è la trama, così almeno per sommi capi non lasciamo sempre la curiosità per il finale. Questa commedia già l'abbiamo ripresa perché è già stata fatta nel 2010, sempre con lui, però in parte diversa perché lui faceva il poeta. L'ho declassato e ho detto oggi Ma che fai, Alfredo? fai Faccio l'amministratore l'amministratore, adesso mi sono chiuso perché nello lui stanco. è capace anche di questo. Niente, insomma, è una commedia di due atti di Oreste De Santis, un contemporaneo, insomma, che l'ho anche telefonato per dirgli che, anzi, è molto contento, insomma, forse chiunque tu fai commedia è contento. Certo, che se ne parli. E quindi, e niente, insomma, è un triangolo, diciamo, però è un intrigo molto simpatico. Io darei la parola a Ciro perché lui. Sì, no, ecco, comunque noi in genere facciamo un po' di tutto, però a noi preferiamo le commedie brillanti, che sono un Certo. poco più di facile presa, Bravo. è una commedia anche leggera, intelligente, perché secondo noi, voglio dire, comunque ci stanno dei significati, dei messaggi che noi lanciamo attraverso questa commedia dell'autore, poi anche Gennaro, modificando il mio personaggio, ha reso un poco più completa la cosa. E praticamente, voglio dire, parla di due amici che hanno in comune una donna, diciamo così, Avranno poi, il terzo avrà un. avranno in comune questa donna. E comunque è una commedia contro, diciamo così, a favore delle diversità e per l'inclusione, diciamo così, perché il mio Certo, personaggio è un attualissimo come personaggio, tema. voglio dire, che oltretutto lui ha modificato e ha fatto diventare un extracomunitario, quindi che vive Esattamente un persiano. Persiano. e agisce in città con i napoletani. Parlami solo del palazzo dove sto io, che insomma sono sempre a rischio di essere cacciato via perché lui sente gride da fuori, dice che il condominio insomma reclama e io lo faccio stare calmo dicendo che qua vai un mese e poi me ne vado da E questo. invece secondo me non te ne vai mai. No, 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 Come vado no? via, ma vado via felicemente, diciamo, poi dopo, alla E poi fine. c'è questa. Bisogna venirla a vedere, perché poi voglio dire, non possiamo No, spoilerare tutti, no, tanto per. spoiler, lui, tu sei il regista, chiaramente, no? Sì, Come sempre. E gli sì. attori non è un lavoro, diciamo, facile, perché dalla locandina che vedo ci sono parecchi attori in scena. Sì, allora, a lui, diciamo, posso dire, l'ho preso proprio dai capelli, Che insomma. non voleva partecipare. No, Questo che per il lui resto voglio. all'inizio è sempre restio, a un certo punto poi Invece è cade. bravissimo, io l'ho No, è visto già in molto altri lavori. bravo, Io molto sto bravo. in Poi banchina, aspetto, sto c'ho in una banchina, vado. grande stima in lui, anche se lui alle volte non è mai deciso a dire sì o no, di sì o no, Però alla fine l'hai convinto. poi cede, lo facciamo cedere. Mo' e mi fa stare piacere, non lo porto. Niente, insomma, ci sta lui che fa l'amministratore. Io farò l'Alfredo, cioè no, Alfredo, scusa, io faccio Federico. Alfredo c'era l'anno scorso qui. Che è Pasquale Minopoli, Sì, Pasquale mi ricordo. Minopoli. Poi c'è la Fulvia che è pure brava, bravissima attrice pure lei, Fulvia che farà mia sorella, e Peppino che sarà il poeta, insomma è Fulvia che è la moglie del poeta, e lì anche ho cambiato qualcosina, quello che potevo fare per cercare di far brillare un po', di acchiappare, per arruffianarci al pubblico, Al pubblico, diciamo, capito? sempre. Comunque di questo autore qui tu hai già presentato altre due opere, Sì, mi ho dicevi prima. presentato la stessa, io, Alfredo e Valentina. Poi abbiamo fatto 3-5 anni dopo Servizio in camera. Servizio in camera. Sì, ci vuole il Cioè, francese. Pure lui tu? ci Sì. si è. Ah, caspita, lui era francese, Ma c'è il insomma. francese, René René. si chiamava, insomma.
Abbiamo avuto, abbiamo raccolto, diciamo, simpaticamente i giudizi di tutti, si è divertito. La sala è sempre piena, io sono venuta sempre. In questo caso questo l'abbiamo fatta all'aperto, abbiamo un po' girato, poi siamo andati al Troisi, con Uomo e Galantuomo e con Natale in casa Cupiello. Testi anche impegnativi quelli. Sì, molto impegnativi. Cioè, per me era un azzardo. Però facciamo prima 10 anni, 15 anni, certo, 20 anni ho di teatro. Perché, ecco, ho fatto 20 anni e poi andiamoci cautamente per fare questo Napoli, questa Natale in casa Cupiello. Devo dare un messaggio perché lo voglio fare, perché poi sì, tanto affetto. Allora, Natale in casa Cupiello, c'era un amico nostro, Umberto Del Cuoco, che purtroppo poi 3 mesi dopo è deceduto, purtroppo per la caspita di malattia della SLA. E quindi mi dispiace molto che non ci sia lui con noi, insomma, vabbè, insomma, facciamo un saluto presente, a Umberto, che sarà sempre presente con noi, sempre presente con noi. Perché a parte tutto la comunità è bravissima. Anche Uomo e Galantuomo è stata una bella cosa, poi abbiamo fatto... quella di Edoardo, sempre sogno di una, come si chiama, di una notte di una mezza sbornia, cioè il fatto di Peppe di Edoardo che si sogna Dante Alighieri, e lì pure insomma il pubblico ha gradito molto, sempre a piccolo. Poi l'anno scorso con lui sempre Madame Sanginella, e la presentammo anche qua, e la presentammo qui, insomma, e ci ha dato pure fortuna perché insomma abbiamo riempito le sale, la gente si è divertita, tanti lavori. Quindi questa compagnia da quanto tempo esiste? Esiste, allora il circolo esiste dal 1909, se non vado errato, perché sì, 1909, forse la compagnia stabile qualche anno dopo, perché tu sai, inizia una cosa, poi certo, si formano man mano. Qualcuno va via, qualcuno quindi, cambia. Però c'era, quindi il Peppe Daiani che già faceva cose allora, la Luisa Russo, Gigetta, per noi un grande affetto per Gigetta. Ma noi c'era il Ferropoli, che era sì, un cinema e poi era anche teatro. Quindi si usava anche come... Stava dentro il circolo? No, il Ferrovi, ti ricordi il cinema teatro Ferrovi, sì, giù in piazza? Sì, in piazza. E quindi... E là facevano commedie, non solo, tutte le feste delle Befane che distribuivano i regali a tutti. Com'era i figli. Com'era bello questo, c'era questa consuetudine, delle... è vero? Sì. Alle ferrovie, al Banco di Napoli, all'Eneo. Al circolo poi c'erano migliaia di persone, voglio dire, era molto... Cioè non si pensava niente, né all'invidia, né alla rivalità, né a niente. Si pensava di fare dei gesti e basta. Purtroppo è quella Befana, io... Sì, purtroppo non ho usufruito per il lavoro di mio padre, però dagli amici che appunto hanno potuto usufruire di questa cosa, era un'attesa bellissima dei bambini, anche perché forse come era allora il tempo, come il tempo di allora, era l'unica Befana. Oggi ci sta tanta di quella bontà. Ormai poi sono sparite tutte le scope dal cantiere. Befana tutto pisci giù. Senti, cioè, tu comunque sei un po' l'anima, nel senso che sei tu che trascini gli altri, come li convinci? Perché ecco, lui è come lui, molti sono resti, pensano di non essere adatti. Ma pensi che ci vogliamo anche bene, insomma, dietro a ogni tanto c'è uno, se tu si fa, si dice, però comunque c'è stima, no, c'è ma, simpatia. Ci vogliamo bene. Fare questa cosa è impegnativa. Allora, a un certo punto, noi siamo tutti, va bene. Diventa un poco pesante, sai, l'età, le cose così, allora uno dice, vabbè, no, quest'anno basta, non ce la faccio. Anche perché noi... Ogni anno che passa, però, capì, però poi alla fine, dai, mi manca il personaggio, vai, convince. No, nel senso che, a parte io, lui e forse Antonio Sagione, che siamo pensionati, ma gli altri lavorano. E sono molto impegnati, specie... Fulvia, che è maestra di Zumba, non solo Zumba, ma altre discipline. Altre discipline. Ed è quella ragazza dalle 8 alle 8 di sera, proprio 12 ore, proprio si ammazza di lavoro. Trova anche il tempo di memorizzare la commedia, di fare la casalinga, di fare la moglie, cioè, e di lavorare alla fine. Poi insomma è tutti, poi c'è la come si chiama, Susi Montemore, che pure lei è un ufficiale giudiziario, come faccio a battute, non ve la trovate fuori alla porta. Però io penso, guarda, che alla fine poi quando riesci a strappare quell'applauso e il sorriso della gente, ti paga di tutto, perché per chi lavora è vero, è faticoso dire adesso vado a fare le prove, però è un momento di scarico, per chi poi è già pensionato
È un momento di stare sempre con la mente. È tanto gratificante. Tanto. Sì, io penso che questo sia così. Però avete anche tanti sponsor, vedo qua, se ne vogliamo ricordare qualcuno. Sì, anzi, voglio. Sì, sono sempre stati carini. Posso dire una cosa? Vai, come? Anche, voglio dire, certo, l'atto finale è importante, però è importante anche quando facciamo le prove. Caspita, Lina, quello perché ci sono dei momenti che, voglio dire, che sono irripetibili. Che delle volte uno vorrebbe, poi il tempo è così, vorrebbe rimanere sempre insieme, fare quattro battute, le risate. E non dimentichiamo, Ciro, anche per molte persone sole, no? Bravo, diventa coinvolgente, voglio dire. Molte persone sole, al momento di socializzazione. L'atto finale c'è, perché voglio dire, è il momento in cui noi rappresentiamo la cosa con il pubblico, però tra di noi scattano dei meccanismi che sono davvero di empatia importanti, voglio dire. Bene, io sono d'accordo con voi, io chissà. Un giorno il fatto di lavorare no, vorrei anche rispetto anche per avere Pasquale Pasquale Minove, che anche lui si ammazza di cuore, che fa il pittore, quindi ognuno c'è, poi c'è Fulvio che è impegnato, insomma sono delle ragazze che lavorano tutti i giorni e poi magari io pretendo qualcosa di più, poi capisco e non persevero, insomma, per far fare prove. Non fai tanto il severo. No, severo, io penso che questa parola severa io non la conosco. Non la conosco. Sono uno pazzarillo pure. Anche molto democratico, diciamo. Molto democratico. Però, poi quest'anno c'era la novità che, con un po' di dispiacere, però, siccome che c'ha molti inserti sta commedia, ho preferito che Mariangela, di non inserirla, tu conosci Mariangela, no? Del ciclo, ma di non inserirla nella commedia, ma per dargli comunque un ruolo, la faccio fare un'apparizione sul palco, gli faccio presentare dei saluti, insomma, per farla stare con noi. Insomma. Avrete bisogno anche di costumi per le scene? Ma costumi no, abbiamo no, il normale. Laboratorio nostro interno. Sono costumi normali? Sì, anche perché è attuale. Come prevede il testo? Diciamo. Lui abbiamo... Cioè, Non diciamo di più. No, vabbè, è solo lui, mi ha detto che cosa. Senti, ha poi messo il bambino. Ah, me ne dicevo, prima a telecamere spende. Questo bambino quanti anni ha? È una novità. 12 anni. Un bambino è 10 anni. Lorenzo Chiapparo, che è il figlio di questo avvocato, che io ho detto, non ti preoccupare, ma facciamo fare una particina... Bellissimo, simpatico, molto carino. È molto carino. E poi voglio, se ci dai permesso, ringraziare gli sport come faccio. Come? Spesso. Mamma anzi, mia, cioè, noi siamo dalle vite libera. È il quarto anno che facciamo questa cosa, che anzi ci sono delle novità, ci sta, quest'anno c'è Vivan, il parrucchiere di Via di Niso, di Gianni Antonio, che si sono proposti insomma ad aiutarci. Poi c'è Caffettiamo di Lello Sirmonte, che anzi presenterà lui dall'inizio la commedia. Poi c'è il filo diretto, sarebbe l'avvocato che ti ho detto poc'anzi, del bambino, la mamma del bambino, Rossi Ferramente di Via Canfleghen, di Fabio Rossi. Alcuni sono storici, perché se li ricordo. Storici. Mentre per la prima volta si è concesso anche Vineapolis a Via Canfleghen, che io appena sono andato e gli dice, se ci puoi dare una mano per il territorio di Bagnoli, che bello, vedi? Non posso mettere, non e posso parliamo, ecco, e quindi è stato molto gentile. Poi c'è Unipol di Antonio Bianco, anche mia conoscenza di vecchia data, quasi di infanzia, e quindi anche lui. Che lindo negozio di detersivi, forse che conosci pure. Sta pure a Pozzuoli. A Bagnoli. Ma a Bagnoli, se sbaglio. Poi c'è il famoso San Domingo nostro, caro, con affetto, che oramai lo conosciamo tutti quanti, che c'ha 4 punti vendita, mi sembra. Sì, a Cartucci, due a Bagnoli. E due a Bagnoli. Poi c'è, abbiamo trasformato, perché l'anno scorso era Alexia Center. Alexia Center, dove faceva centro estetico e parrucchiere, mi sembra. Adesso lui ha detto... C'è il locale Innamorate, un locale dove magari poi ti faccio andare qualche volta, che sta giù a Agnano, dietro alle scuderie. Un bel locale dove pranzano, poi è anche un locale, insomma, dove si balla, c'è musica. Diciamo. Bello, a volte sono... cerchiamo questi locali. È molto carino questo, anzi invitiamo alla gente. Dove sta? Ripetiamoli, facciamo di pubblicità. Sta, allora, la via... Innamorate non... si chiama. Innamorate, sta dietro alle scuderie, via Fredo del Gero. Poi c'è una traversa che sta là vicino.
Poi c'è Peppe Fiori, c'è il Paradiso del Verde, che stamattina abbiamo fatto un filmato, che sta via Cocchia, via Diocleziano, dove sta la Conad. Questo anche lui è per il terzo anno. Insomma, vedi un sacco sì. di rispondere. Poi abbiamo, questo qui abbiamo le auto, se ti serve un'auto, di Giovanni Vivenzio. E poi abbiamo il nostro ristorante. Bistro. Tu hai mangiato da Carlo, vado insomma, sempre, il nostro ristorante. Bene, sono andata a vedere famoso. La partita domenica. Purtroppo siamo andati via dopo qua. Il secondo gol della squadra avversaria, siamo però nel frattempo abbiamo mangiato benissimo. E vabbè, Alto Forno di Pistoia, anzi in estate si gode di quel panorama, insomma di quel piazzale che c'è. Adesso c'è anche il gazebo esterno, dove cioè, è appunto il gazebo. Non vorrei dimenticare, come si chiama qua? Scusa, leggi? Che è? Express Wash. Che è una? La lavanderia, che poi tra l'altro è mio nipote, Express Wash, di Via d'Alessandro d'Alessandro. Mondo Giochi. Penso che non abbiamo niente. Lui perciò sta con me, vedi? Posso servire? Mondo Giochi, dove tutta Bagnoli si accosta per telefonini, giochi per i ragazzi, insomma. Senti, vogliamo dire dove si farà la commedia e quali date? Con l'aiuto di questi... Abbiamo poi deciso di questa commedia, la facciamo al Teatro Piccolo, al dopolavoro ferroviario. Quindi inizia venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 alle 18.30. Quindi gli orari sono quelli serali, tranne quello della domenica. Allora, quello di venerdì alle 8.30, 20.30. Quello di, abbiamo transitato di mezz'ora, quello di sabato... Problemi, c'è cioè la partita, lo dico, Napoli-Cagliari alle 18, quindi la partita finirà alle 8 meno un quarto, alle 20 meno, e quindi abbiamo un po' di sfollamento, una quarantina di minuti, e possono anche partire verso le 9 meno 10, possono partire, tre ore già un po' sfollato. Il costo del biglietto? 10 euro, insomma. Io già li ho comprati e li ho pure trasformati in posti in teatro. Io vengo domenica vengo tranquilla. A questo punto vi devo chiedere appena no, scusa, se non dimentico, per la grafica voglio ringraziare, perché in questo caso voglio ringraziare il figlio di Carla Napoletano, che lui era un grafico, e te c'era, non dico qua, non spendere soldi, che tu dice che a me di essere sempre, di risparmiare sempre, se la faccio io la grafica, e lui carinamente... Ha fatto è anche molto tutto. Bella, sì, è anche è molto carina. Bella, l'ho apprezzata anche molto. Ho preferito la foto, vedi, con lo sfondo del mare del circolo. Scusa l'interruzione. No, figurati, io volevo dire, ma appena finite questa sarete già all'opera per un nuovo testo, conoscendo Gennaro. No, ti scarica un po'. Cioè, scaricate un pochino. Sì, si scarica, le valvole si apre. Sai quando tu il piano di depurazione apre? Durante il periodo del Covid siete fermati solo allora, mi pare, oppure allora no, avete... No, il periodo del Covid era Natale in casa Cupiello, poi è venuto il Covid. Ah, per 15 anni. Quindi, 2018 Natale in casa Cupiello. Comunque no, avete... 19. Quando è venuto il Covid? 19. Tipo a gennaio si iniziava a sentire qualcosa. Di fatto si chiama Covid-19. COVID-19, vedi le battute di Ciro, perché adesso anche un po' purtroppo in ripresa, però per fortuna c'è più conoscenza anche da parte dei medici, non è mortale solo in casi proprio gravi e sarà una comune influenza, dobbiamo però stare attenti. No, soprattutto le persone che hanno problemi già, anziani che hanno problemi già cronici. Voglio anche ringraziare, oltre allo sponsor, le cose, ringraziamo anche il circolo Ilva Bagnoli, insomma, che diciamo mi permette di fare anche tutte queste cose. Vabbè che ci sono tante discipline, tra di cui una circolo disciplina... Io posso dire, facciamo i complimenti perché si fanno adesso anche tante attività. Sì, sì. Ci sono stati dei pomeriggi dedicati a delle tematiche importanti, l'ambiente, il bradisismo, presentazioni di libri, e io è da poco che ci sto, insomma, non è da molto, però sì, vedo... anche lui fa parte della... Quindi vedi, vedo che fanno cose belle, fa parte tante attività per i bambini. No, abbiamo sportive. Avuto c'è col direttivo sportiva, ma c'è anche attività culturale. Esatto. Col direttivo noi abbiamo avuto un cambiamento. Una svolta, io non ho conosciuto i precedenti, però veramente devo fare i complimenti. Sì, perché diciamo... c'è tutto per i bambini, lo sport, c'è, momenti c'è di trattenimento. Lì comunque c'è una sezione sportiva, poi ripeto quella culturale, di informazione, vengono sviluppate molte tematiche, soprattutto quelle legate poi al territorio, perché è un territorio particolare quello di Bagnoli,
il circolo si prende in carico proprio di parlarne del territorio, quindi voglio dire, io penso che sia una cosa molto lodevole, insomma. Caspita, importantissima. E poi appunto dicevo, ci sono palestre, momenti dedicati in scuole di ballo, insomma c'è tutto. Allora, noi nel frattempo abbiamo avuto un cambio di statuto e un cambio di guardia, diciamo, che cambiando il presidente, noi l'anno scorso siamo venuti che il presidente era Vittorio Attanasio. Anzi, lo salutiamo, ex presidente, simpaticissimo. Invece quest'anno la sedia l'ha presa Giorgio Capasso, l'ingegnere Giorgio Capasso, quindi abbiamo cambiato, è stato cambiato dietro votazioni sempre totalmente la situazione. Salutiamo a Giorgio Capasso e salutiamo lo stesso a Vittorio Attanasio. Allora, vogliamo salutare ancora, vogliamo ricordare, allora Alfredo e Valentina, lo vogliamo ripetere? Io, Alfredo e Valentina, io mi chiamo Federico. Io, Alfredo è in due atti, abbiamo detto che in due atti. Ed quindi, è molto movimentata. Molto bene, al Teatro Piccolo andate già a prenotare perché i biglietti si possono prendere al circolo, le prevendite, scusate. Diciamo che fortunatamente per noi, forse sfortunatamente per qualcuno che voleva venire di domenica c'è sold out. Abbiamo fatto giusto in tempo. Sì, c'è qualcosa di sabato, c'è sabato e qualcosa di venerdì, quindi vi aspettiamo. Non è che abbiamo la possibilità di dare qualche numero in sovrimpressione o devono venire personalmente? No. Eventualmente qualcuno dovesse essere avere interessato, che numero noi c'è? Diamo il numero del circolo ed è il 5081, ovviamente 570 65 allora, 92. 70 65, no, lo ripetiamo? Sì, 570 95 65 92. 92. Così qualcuno poi c'è il numero del piccolo, che è piccolo, ed è 081 593 2381, che è quello del Teatro Piccolo. È brava, leggi i numeri capovolte. Vabbè, poi c'è il mio, prendilo. Ma no, è inutile che io dico il mio. Vabbè, quindi, il tuo no. Dai, no. Diciamo i numeri fissi, diciamo. Ecco, vedi? Qua. Beh, i numeri fissi. Si vedono, no? Scusa. Sì, ma li inquadra adesso, mi va a vedere. Ecco qua, abbiamo... poi, ovviamente abbiamo, ho detto, la presentatrice con la partecipazione di Mariangela Zannelli, con una dedica. Poi i costumi del laboratorio interno, coordinamento di Mina Competiello e sempre Antonio De Mai che ci fanno compagnia, come ogni anno. Le scene sono di Massimo Malavolta, trucco Claudia Campagna, mia nipote. Noi andiamo sempre a risparmiare. No, ma poi è bravissima. Questo è bello, come diceva lui, no? Ma lei risparmiare è bravissima, eh? Poi service luci di Antonio Scarpati. La persona che lavora già lì e quindi fa anche serve di luce. Vabbè, abbiamo quasi detto tutto. Qua c'è una fotografia con il mare dietro. Dobbiamo la compagnia è questa. Questo è il mare dietro, c'è il mare fuori. Questo è il mare fuori, ho detto le battute di Ciro, sempre pronto. Mare dentro e mare fuori. Tu sei sprecato qua, sei sprecato, non è mai che ti metti là. Allora ragazzi, non faccio gli auguri che non si fanno, si dice un'altra parola che non possiamo dire, ma ve la diremo lì, quando saremo lì. Grazie di essere stati qui con me. Grazie a voi. Grazie a voi per l'attenzione e vi aspettiamo tutti al Teatro Piccolo. Un saluto a tutti i soci del circo, vi raccomando. E anche agli altri. Ecco. Anche agli altri. Un bacio a tutti. E si m'addormo sonno a me, e sto dormendo in braccio a te. Ma com'è bella che sta luna si affaccia su una favre. Tu, vien te ma